il teatro Persio Flacco coraggiosamente riapre i battenti, inaugurando ufficialmente la stagione 2020-2021 in un evento contingentato ma comunque di grande impatto. Nonostante le complicazioni dovute al periodo storico che stiamo vivendo, l'Accademia dei Riuniti non si è mai fermata, lavorando su nuovi progetti e nuove iniziative e programmando una stagione di circa 40 eventi, dove la commedia fa da regina in un momento dove vi è bisogno di sorridere. Il presidente dell'Accademia dei Riuniti, Davide Arcieri, e il direttore artistico, Sandro Querci, da veri padroni di casa, hanno accolto il pubblico raccontando il lavoro di questi mesi, rendendo partecipi gli astanti di idee, progetti e sorprese che questa stagione ha in serbo per il suo affezionato pubblico. Ringraziamento verso la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, che è munifica sostenitrice dell'attività ma anche della struttura, per i lavori che riusciamo a fare. Non si vedono, ma c'è un minuto mantenimento fatto dai volontari, ma persone professioniste che si occupano del riscaldamento, dell'illuminazione, degli impianti che uno stabile come questo ha. In questo cartellone, diciamo, qual è la caratteristica, il comune denominatore degli spettacoli che sono in programma? Quest'anno sarà la commedia, infatti avremo il Falstaff, la locandiera, come sposarsi senza rovinarsi, e poi avremo anche una, diciamo, un'operetta che trattasi sempre di commedia musicale, avremo il ritorno, il grande ritorno dell'operetta al Persio Flacco con La Vedova Allegra, e poi avremo una chicca, una produzione, per la prima volta il Persio Flacco, diciamo, vogliamo tentare questa impresa di produrre uno spettacolo, un'opera musicale meravigliosa tratta da Edward Manni di Forbice, Le mie mani, con musiche di Tiziano Barbafiera e i testi di Diego Ribechini. Io curerò la messa in scena, il cast tecnico artistico è tutto prettamente volterrano e ne siamo orgogliosi. Il Teatro Persio Flacco riapre, inaugura la sua nuova stagione. Non tutti i teatri hanno riaperto, quindi da primo cittadino avere un teatro, uno tra i teatri che riaprono, diciamo, qual è l'impressione generale? Allora, intanto credo che sia un atto di coraggio in una situazione come quella che stiamo vivendo. Io avrei voluto dire in questa circostanza che siamo fuori da quella che era la pandemia, che è quella che ha sospeso l'attività del teatro 2019-2020 nella scorsa primavera, invece non è così, e credo che comunque presentare un programma è anche una sfida nei confronti di quello che abbiamo davanti, quindi un futuro fatto di incognita, che comunque è un segnale di vitalità della città, del teatro, ma soprattutto anche un presidio di libertà dei linguaggi e di espressione. Si parla tanto del teatro proprio perché è il palco quello che emerge più di tutti, ma l'Accademia dei Riuniti com'è che lavora per poi realizzare tutto quello che il pubblico potrà poi godere dalla platea? Guarda, avrei voluto farti vedere il sorriso, perché dell'Accademia realmente non si parla mai. L'Accademia dei Riuniti è un'accademia storica che da 200 anni sovrintende, manutiene il teatro e se ne occupa anche dei rapporti con la città e con quella che è stata nei secoli, ormai si deve dire così, l'attività teatrale, lirico, sinfonica, ma anche l'attività della città, perché Volterra può vantare questa musicalità. Persio Flacco già era 2000 anni fa un rappresentante della lirica nella Roma dei tempi. Noi come banda, pur nel rispetto delle regole anti-Covid e nel rispetto di tutti i protocolli, siamo ripartiti. Siamo ripartiti nel fare le prove, siamo ripartiti soprattutto nel suonare insieme, che è l'elemento fondamentale dell'orchestra e della banda in particolare. Lo abbiamo fatto come banda di Pontedera, come Filarmonica Voglia del Potere, e ringraziamo il teatro per averci dato l'opportunità di essere in cartellone il 28 febbraio del 2021. Franco Frediani, presidente della Pro Volterra, che da sempre, diciamo, collabora con l'Accademia dei Riuniti e il Teatro Persio Flacco. Da dove nasce questa collaborazione e qual è, diciamo, ciò che sigilla la vostra unione?
Ma sicuramente da tempo è nata questa collaborazione, da qualche anno, perché riteniamo opportuno che in questa fase piuttosto delicata ci sia la necessità di unire le forze. Quindi noi ci rendiamo disponibili ad essere dei coadiuvatori per quanto riguarda il teatro, per quanto riguarda gli spettacoli, per tutto quello che come ufficio Pro Volterra possiamo fare. Sicuramente uno degli elementi importanti è la diffusione anche della cultura, che deve essere una cultura oggettivamente diffusa. Il tema della diversità, quindi ne parliamo proprio con il socio accademico che si interessa anche diciamo dei rapporti con tutto quello che concerne la tematica appunto della diversità, che può essere anche tematica da portare sul palco. Sì, diciamo che io come socio accademico e poi come membro del seggio accademico nominata dal Comune e contemporaneamente facendo parte anche della Fondazione Volterra Ricerche, sono stata diciamo la portavoce un po' del fatto di poter trattare nel teatro il tema della disabilità. Ora, naturalmente il seggio diciamo che è stato molto sensibile a questa tematica e anche al fatto che teniamo particolarmente alla collaborazione e al sostegno tra le associazioni. Quindi, avendo a Volterra comunque dei punti di eccellenza sia in ambito sanitario per quanto riguarda la riabilitazione con Auxilium Vitae e la Fondazione Volterra Ricerche, ma abbiamo un punto di eccellenza che è il Teatro Perzio Flacco, il che non esclude che ci possa essere comunque un legame tra ciò che è anche sanitario e ciò che è teatro. Il messaggio che darà questo spettacolo, appunto Le mie mani, che parla di Edward Mani di Forbice perché ha visto il film, no? Parla di un uomo, un ragazzo diverso. Il messaggio che vogliamo dare è che la diversità non esiste. E uno dei temi fondamentali, musicali, di questo spettacolo è proprio il tema sulla diversità, che adesso questi fantastici performer vi faranno sentire per darvi un saggio dello spettacolo. Oh,